Ciao ragazze, prima di lasciarmi al mio video creazioni volevo chiedervi una cosa. È da ieri sera che io non riesco a visualizzare i miei iscritti, nel senso che se vado sulla mia pagina di YouTube mi compaiono 67 iscritti, ma non riesco a visualizzare chi sono, anche per ringraziare i nuovi iscritti. Quindi volevo sapere se qualcuno aveva avuto il mio stesso problema e come l'ha risolto. E niente, vi do un bacione a tutte, vi lascio al video. Ciao ciao! Ciao a tutte ragazze, oggi finalmente riesco a fare un video, volevo farvi vedere quello che ho realizzato in queste settimane. Allora, partiamo dalle collane. Ho realizzato diverse collane, una con questo cuore color rame con tutti i cuori piccolini dentro, che è bellissima, e ho usato insieme questa catenina che vedete qui, che comunque l'ho fatta in modo che rimane molto lunga, rimane fin sotto al seno, diciamo, ed è molto bella. Poi ho realizzato quest'altra collana con il cuore invece questo argento, che anche questo è bellissimo, con tutti questi intarsi, lavorazioni davanti, eccolo qua. E con questa catena che invece in questo caso è diversa ed è fatta in questo modo, eccolo qua. Anche questa l'ho fatta molto lunga. Poi con la chiave che mi aveva regalato la mia amica Erika con la coccinella ho realizzato questa collana con invece una catena con le palline, questa qui piccolina, e anche questa rimane abbastanza lunga, eccolo qua infatti, e devo dire che è bellissima. Io poi non avevo nessuna collana con la chiave, le prime in assoluta che ho e che faccio, e quindi mi piace molto, devo dire. Poi ultima collana, anzi no, ultime due collane che ho realizzato sono questa, che è diciamo una mia ultima creazione che ho fatto, nella quale ho utilizzato queste palline che avevo comprato tempo fa, che sono tutte macchiate, comunque lavorate, e insieme ci ho messo invece queste altre piccoline. Aspettate che va fuori fuoco, eccola qua. Ci ho messo queste piccoline rosa e devo dire che insieme sono molto belle. Anche questa l'ho fatta molto lunga, se vedete. Ecco qua, che arriva quasi all'ombelico, diciamo. L'ho fatto in questo modo perché in realtà mi piacevano molto queste collane che rimangono molto lunghe. Di questo genere qua, quindi fatto in questo modo, volevo realizzare anche un bracciale dello stesso genere. Anche avevo pensato magari a più file, perché se vedete il bracciale singolo è così, che secondo me anche è bellissimo. Avevo pensato di fare o più file, che verrebbe tipo così, che secondo me viene molto bello, e poi di farci anche degli orecchini abbinati. L'ultima collana che volevo farvi vedere è questa, che ho realizzato con il cuore di Murano, e che è uguale al bracciale che avevo rosa e bianco ed è molto bella. Allora, eccoci di nuovo qua. Scusatemi, ma mi stava finendo la carica alla videocamera e quindi ho dovuto staccare. Allora, dopo avervi fatto vedere le collane, volevo farvi vedere gli orecchini che ho realizzato in questo periodo. Partiamo subito da queste con le stelline. Devo dire che sono bellissimi. Ho utilizzato queste stelline di pietra che avevo trovato e che avevo fatto vedere recentemente e le ho messe in questo modo, la più grande sotto e la più piccolina sopra. Un'idea che mi era venuta proprio vedendole e devo dire che il risultato è stato bellissimo e sono fatte così. Questo è il primo paio che volevo farvi vedere, che è di un marroncino, è un marrone non nocciola, è più scuro e sono fatti in questo modo. Dello stesso genere ho realizzato anche quest'altro tipo, che però sono sul celeste. Anche queste sono bellissime e sono fatte in questo modo. E ve le volevo far vedere anche all'orecchio e sono così praticamente. E devo dire che sono molto belle. Poi ho realizzato sempre di orecchini queste roselline. Aspettate che mi tolgo anche l'altro. Sono fatte così, eccole qua, color viola, che sono bellissime. E le ho trovate dietro, ci ho messo il perno e ci ho messo la farfallina. E poi ho realizzato sempre di orecchini con le rose, questi grigi. Se vedo il dietro non lo vedete, aspettate. Eccole qua, questi grigi. In questo caso dietro ci ho messo invece questo di silicone. Non è una farfallina, non so come si chiami, comunque ci ho messo questo componente in silicone. Che devo dire, anche questo è molto utile perché permette di tenere il perno proprio attaccato all'orecchio e quindi in realtà sono utili anche questi di silicone. Poi
Di orecchini ieri sera ho realizzato quest'altro paio con delle nuove basi che ho acquistato, che diciamo sono carinissimi e sono fatti in questo modo, eccoli qua. Ho messo una piccola perla nera sopra con delle coppettine piccoline finali e poi ho realizzato con la base, che è questa qua, che è una base nuova che avevo trovato, che è fatta in questo modo, ha un perno centrale qui, un enorme spaccio qua sotto in cui io ci ho messo questa stellina e tutti dei fori a livello inferiore. E io in questo caso ci ho messo questi qua, quindi ho messo la stellina in mezzo e ho messo tutte delle perle sotto e devo dire che a parte fa un sacco di rumore e mi piace e devo dire che è molto molto bello ed è fatto in questo modo, aspettate, ecco, così si vede bene. Eccolo qua. Poi di orecchini avevo anche realizzato un esperimento che volevo fare con le gocce, cioè volevo fare un componente io con le gocce. In realtà il risultato non mi ha soddisfatto perché è molto carino. Io avevo intenzione, non so se riuscite a vederlo, sì, io pensavo di fare, diciamo, questo componente sopra di metterci un'altra goccia o comunque un altro componente fatto di quattro gocce sopra. In realtà devo dire che ho usato la colla in mezzo e se vedete si vede che comunque è rimasto un pochino bianco e anche le gocce si sono un po' rovinate qui vicino. Quindi non so, per ora li ho lasciati da parte e poi deciderò cosa farci, se comunque utilizzarli, ma non penso. Sicuramente dovrò escogitare un altro modo, dovrò usare un'altra colla. O comunque se qualcuno ha qualche idea di come far tenere una creazione in questo modo me la dia. Sarei molto contenta, magari me lo scrive sotto nei commenti. Perché in realtà il componente viene molto bello, però non sono riuscita a fermare il chiodino intorno a questo principale, che è questo dritto. Poi, degli orecchini ho comprato delle nuove basi che volevo farvi vedere, oltre a quella che vi ho fatto vedere prima, ho comprato queste altre basi qua che sono molto belle, devo dire, che hanno tutti questi, sono più piccole di quelle che avevo prima, che hanno un foro qui sopra ed hanno tutti questi ricami al lato e tutti i fori sotto. E li ho comprati di diversi colori, li ho comprati argento, li ho comprati oro, che comunque sono i due colori che io principalmente utilizzo, eccola qua. E questa volta l'ho comprata anche, credo sia bronzo, questa qui, eccola, che è molto bella. Ho iniziato già a farci un paio di orecchini e pensavo di realizzarli in questo modo, utilizzando tutti i mezzi cristalli che però sono molto piccolini, anche perché in realtà la base non è grande, quindi secondo me con le gocce finali verrebbe troppo forte. E quindi ho deciso per adesso di metterci solo questi piccoli mezzi cristalli, poi continuerò la fila di tutti quanti, magari ne farò quello centrale più lunghi, eccetera. Comunque poi vi farò vedere come verrà la creazione finale. Poi, queste sono tutte le mie creazioni, sì, che ho realizzato in questo periodo. Però volevo farvi, ah no, volevo farvi vedere delle altre cose che ho acquistato. Allora, oltre alle basi degli orecchini, ho acquistato anche queste perle bianche, che in realtà ho già messo a posto, quindi ve ne faccio vedere solo una, che sono molto larghe e sono fatte così. Pensavo di farci qualche bracciale. Poi ho acquistato questi cipollotti fucsia. Aspettate che li ho già messi nella bustina. Questi qua. Non mi ricordo se ve li avevo fatti vedere, ho acquistato comunque, ve li faccio rivedere, questi cipollotti fucsia, eccoci qua, e poi gli stessi cipollotti li ho acquistati neri, aspettate, neri che sono un pochino più piccolini, eccolo qua. Li ho acquistati con l'idea di realizzarci gli angioletti che aveva fatto, credo, Alchimia, non mi ricordo, dove metteva due cipollotti uno sopra l'altro, che uno aveva una dimensione più piccola e uno più grande. E quindi ho comprato anche le varie ali. Poi ho acquistato queste nuove basi. Aspettate un attimo che mi si è chiusa la persiana e ci rivediamo fra poco. Poi, rieccoci qua, scusate ma mi si era chiusa la persiana e stavo praticamente quasi al buio. Poi ho acquistato queste gocce nuove color ambra con i quali volevo realizzare gli orecchini, quelli là a cerchio, e le ho comprate, sono molto belle e hanno mille riflessi, eccole qua. Insieme ho comprato anche i mezzi cristalli abbinati, che sono questi qua piccolini,
so se si vedono, comunque hanno lo stesso colore delle gocce. E poi infine volevo farvi vedere questi cuori che ho acquistato, che sono molto belli, che sono fatti con il filo di ferro fucsia. In realtà io ne ho acquistati 4 pensandoci di fare un bracciale, che ho realizzato comunque. Il problema è che non mi soddisfa, cioè nel senso non mi dice niente, quindi non so se comprerò una catena magari diversa, sempre sul rosa, magari darà un effetto diverso alla mia creazione, oppure ho anche pensato di realizzare una collana con un unico cuore, una collana sempre di quelle con le palline piccoline, magari sempre rosa, che così è abbinata al cuore, quindi non lo so. Comunque, niente, questo è tutto quello che ho realizzato. Ora vi lascio. Un bacione a tutte, ciao ciao!